Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gemma Gamer. Oggi siamo qui sulla beta di World War 2. Questo sarà il video per la partecipazione al contest COD 1-2 ideato dai ragazzi di Melagodo, che ringrazio per questa grandissima occasione che dà a tutti noi, a piccoli, a grandi youtuber, di emergere e soprattutto di dare una mano alla community di COD. Detto questo, vi spiegherò un po' cosa andrò a fare in questo game. Allora, io giocherò con i Waffe 28, che ho utilizzato praticamente poco solo per vedere un po' come si comportava e per sbloccare due accessori che per me sono importanti, ovvero estrazione rapida e impugnatura, ovvero calcio. Andremo a farci un bel match veloce, sperando di fare qualcosa di carino, e ci si becca in partita. Ed eccoci qui ragazzi su Gibilterra, un bel deathmatch a squadre. Abbiamo fatto già la prima kill con questo Waffe 28, strepitoso a parer mio, perché è un'arma che, lo noterete subito, ha una cadenza elevata. Infatti ha un rinculo pazzesco, però scioglie i nemici. Quindi, se riuscite a prenderci la mano, riuscite a fare delle cose veramente veramente pazzesche. Ovviamente io non cerco di fare il game della vita, però voglio giusto farvi vedere quest'arma, perché l'ho provata senza accessori. Questa è la mia prima partita con gli accessori che stavo aspettando. E vediamo un po'. Poi con l'aviotrasportato riusciamo anche a mettere il silenziatore, che ci dà una mano negli spawn, visto che questa mappa sembra proprio, ok, svilupparsi così. Perché mi ritrovo i nemici sempre negli spawn, soprattutto dall'altro lato della mappa. Vi ritrovate tutti negli spawn col silenziatore a volte. E noi ci adeguiamo un po' al loro stile, anche calcolando che siamo in una beta, quindi dobbiamo ancora prendere confidenza, un po' confidenza con il gioco. Comunque avete visto anche da lontano, se si ha una mira decente, non come la mia, che la mia fa schifo, riusciamo a fare qualcosina. Comunque abbiamo chiamato l'UAV, ovvero il velivolo spia. Vediamo qua cosa c'è. Eccolo qui. Ok. Non so perché ho l'approvvigionamento nella serie di punti, però fa nulla. Io le stick non le cambio mai. Adesso dovremmo essere nel loro spawn. Speriamo di fare qualcosina. Vediamo. Vorrei chiamare la bomba. Dov'è? Ok, col P2. Uno. Ecco qui. La bomba planata. Questo non mi ha visto, ragazzi. Uno. Via, 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 via. Hittiamo quello, così ci dà l'assist. Non so se ho messo sciacallo, mi sa di sì. Facciamola. Andiamo, andiamo, andiamo. Eccola lì, bellissima. Comunque questa beta, raga, a me sta piacendo tantissimo. Ma senza pietà. Sta piacendo tanto e sta divertendo. Questo conta in un gioco come questo. Dovete soprattutto divertirvi e non giocare con l'ansia o con la poca voglia, diciamo. Questo gioco vi porta proprio a giocare e a fare del vostro meglio. E anche se perdete, non è un gioco che vi fa arrabbiare, questo ho notato. Almeno per quanto riguarda me, io anche se perdo faccio una cattiva partita, non mi interessa. Cosa che su Infinite Warfare mi capitava spesso di scazzare. Invece su questo qui, raga, zero. Mi sto divertendo tantissimo. Poi le armi sono equilibrate, a parte qualcuna, per il mio. Però guardate, questo Waffe scioglie praticamente. Non ha se riuscite ad avere un buon tracking, lo sciogliete. Guardate, sto sciogliendo tutti. Volo di Qui ricognizione concluso. qualcuno mi segue. Prendiamo un'altra bomba. Boom, bitch, senza anima, ragazzi. 15 kill e vaffa, brodo. Per non dire altro, Approvvigionamento in raga. discesa. Mamma mia, eravamo in Costruggere la serie di zona. 15. Chiamiamo l'approvvigionamento. Speriamo che esce qualcosa di decente. Oh, io non switcho mai. Non switch veramente mai. Pilota caccia, buono, Attacco buono. pronto. Vediamo di lanciarla così. Attacco del pilota di caccia in corso. Prenderò 0. Vediamo, uno. Una kill. Meglio di niente, di solito non Velivolo prendo spia. nessuno. Comunque vi consiglio vivamente di accessoriare l'impugnatura su quest'arma, perché ha un rinculo, raga, pazzesco. Con l'impugnatura si riesce a fare qualcosina di meglio, ma non credete al miracolo, eh. Non credete al miracolo.
Perché è pur sempre un rinculo instabile. Ok. Comunque, raga, per me questa partita sta andando benissimo. Mi sto divertendo e stiamo arando male. Non so quante kill abbiamo fatto, però non voglio vedere. Di solito appena apro lo score che muoio. Infatti, 22-4 stiamo facendo. Quindi, tutto sommato, stiamo giocando soli praticamente. Ma spero che state vedendo come scioglie il Waffe 28. Mamma mia, la doppia! La doppia, la doppia. Questa è da killcam. La doppia, vediamo se c'è un altro. No, se c'è un altro, raga, potevamo uscire in killcam. Sicuro al 100%. Comunque, qui c'è qualcuno. Dai, guarda a sinistra, 1, 2, altra doppia, raga, mamma mia. È uno scrassatore quest'arma. Qualcosa di fenomenale, un altro velivolo spia, ma cosa stiamo facendo? Stiamo arando la lobby. Ah, questa morte è stata stupida, veramente stupida. Sono curioso di mettere fuoco rapido su quest'arma. Non oso immaginare. Il suo rateo di fuoco, ok, via. Meno male che non mi ha visto, raga, ho un vizio bruttissimo di ricaricare anche se ho 15 colpi nel caricatore. Guardate, ne ho 16 al ricarico, è proprio un fottutissimo vizio che ho. Guardate, si è buttato giù. Stiamo dominando anche in questo spawn. Lì c'è uno, lanciamo la granata adesiva. L'ho attaccata addosso, doppia! Doppia! Bellissima. Bellissima. Qui c'è qualcuno. Vediamo. Eccolo lì. Mamma mia, raga. Distruttivi. Veramente distruttivi in questo game. C'è uno. Qui c'è uno. Abbiamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. L'ultima kill manca. Ultime tre. Vediamo un po' se riusciamo a fare una kill. Beccato. In pieno. Qui c'è qualcuno. Qui c'è qualcuno. Qualcuno che viene qui, l'ultima kill, raga, l'ultima kill. Bella lì, bella lì. Ragazzi, abbiamo devastato la lobby con questo Waffe 28. Che dire, il video si conclude qui. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di quest'arma, se vi è piaciuta, se la proverete, se l'avete provata, qualsiasi cosa. Questo era il mio video per il COD 1-2. Intanto, raga, cosa è successo? Vabbè, il bello della diretta, raga, mi sa che mi ha cacciato dai server. Si è chiuso. Vediamolo in live perché è infatti disconnessione dal server. Raga, questo è il bello delle dirette. Comunque, fatto sta che ri è rimasta una bellissima partita, una bellissima prestazione. Nuovamente vi saluto tutti. Lasciate un mi piace se vi è piaciuto e noi ci si becca al prossimo video. Un saluto da Gemma Gamer, ciao! Yeah.